C'erano due Edgain, c'era quello che circolava durante il giorno e poi quello che durante la notte disseppelliva cadaveri. Ogni volta chiamavi l'ufficio, la questione diventava sempre più grossa. Tra le cose che hanno trovato, c'erano delle ciotole ricavate da parti di teschi umani. Non era pensabile che potessero accadere cose del genere a Plainfield negli anni 50. Non è nella natura dell'uomo fare ciò che lui faceva, è un'aberrazione. Per più di un secolo, il cinema ha dato corpo ai nostri incubi più inconfessabili. Spesso la paura nasce dalla fantasia, dall'immaginare l'inimmaginabile. Ma è persino peggio quando quei demoni sono reali. Da una storia vera, la frase con cui si spiega che gli eventi descritti nel film sono davvero accaduti rende la storia più attuale e molto più terrificante. Norman Bates in Psycho. Faccia di cuoio in Non aprite quella porta. Buffalo Bill nel Silenzio degli innocenti. Tutti questi personaggi sono stati ispirati dalla stessa storia, dai crimini innominabili di un solo uomo. Si chiamava Ed Gein. Gli scrittori di narrativa davvero bravi avrebbero potuto ispirarsi ad Ed Gein e scrivere delle storie horror fantastiche. Offriva una serie di spunti inesauribile. Gein infieriva indistintamente sui vivi e sui morti. I suoi crimini, atti di depravazione di una mente malata, hanno squarciato la superficie di una società indulgente rivelando l'abisso che celava. La sua realtà contorta ha ossessionato gli americani. Quella che in fondo non è che la storia di un ragazzo e di sua madre è diventata fonte di ispirazione per mezzo secolo di orrori. C'è qualcosa a proposito di Gein che intriga la curiosità morbosa che c'è in tutti noi. Qualcosa di così macabro, così bizzarro, che non possiamo fare a meno di osservare. Da quanto tempo conosceva il signor Gein? Da 7 anni. Che tipo di uomo le sembrava? Beh, lo conoscevo. Era una brava persona, come chiunque altro. L'unica cosa che posso dire di lui è che mi sembrava un po' strano. Il paese di Plainfield, nello stato del Wisconsin, è come molti altri. Nell'autunno del 1957 accoglie circa 700 persone. È un posto tranquillo, adagiato sulle pianure ventose del Wisconsin centrale e popolato da gente che ama lavorare sodo. Avevano la principale ferramenta della zona, un mercato ortofrutticolo, un ristorante o due, un barbiere. Non c'era nulla che lo distinguesse da 100 altri posti come questo nel Wisconsin. Tutto cambia nel giro di un freddo weekend con una misteriosa sparizione e una scoperta sconvolgente. Il sabato del 16 novembre segna l'inizio di un rituale annuale nel Wisconsin. La stagione del cervo. A Plainfield gli uomini cacciano per necessità e non per sport. I cervi vengono uccisi, esposti nelle baracche come trofei e preparati, ovvero sbudellati e macellati. Tutti gli uomini erano nei boschi. Quindi la Main Street era un posto tranquillo. La ferramenta di Bernice Warden, in particolare, è molto tranquilla quella mattina. Il negozio dovrebbe essere aperto, ma della proprietaria 58enne non vi è traccia. Vivevo dall'altra parte della strada, rispetto al negozio di Bernice Warden. Penso fosse quello stesso pomeriggio in cui la gente iniziò a chiedersi perché il negozio era chiuso. E poi, dov'era finita la signora Warden? Suo figlio tornò dalla battuta di caccia e scoprì che il negozio era sottosopra. C'era sangue su tutto il pavimento. Così iniziarono le indagini per capire che cosa potesse esserle successo.
Interrogato dalla polizia, il figlio di Bernice Warden parla di un cliente abituale che era venuto il giorno prima per chiedere il prezzo di un antigelo. Ed Gain, uno scapolo 51enne che vive in una fattoria appena fuori città. In città ogni abitante aveva un determinato ruolo agli occhi degli altri. Per come la vedo io, Ed Gain era considerato non proprio come l'idiota del villaggio, ma di sicuro come un tipo molto strano. Quella sera, circa 3 ore dopo la denuncia della scomparsa di Bernice Warden, lo sceriffo Art Schley si reca alla fattoria di Ed Gain, accompagnato da un suo vice. Se volevi organizzare una festa di Halloween, quello sarebbe stato il posto ideale. Era una casa spettrale, all'estremo limite della cittadina. Inoltre aveva le finestre sbarrate senza alcun segno di vita. Le porte della casa sono chiuse a chiave. Gli agenti decidono allora di dare un'occhiata nella legnaia. Entrarono con delle torce. Era buio pesto lì dentro. Non c'era né luce né elettricità. A un certo punto uno dei poliziotti sentì qualcosa contro la spalla. Si girò facendo luce con la torcia e vide Bernice Warden che penzolava dai travicelli a testa in giù, decapitata e sventrata come un cervo. Quella stessa notte Ed Gain viene preso in custodia. Mentre resta seduto placidamente nella sua cella della prigione della contea di Washara, la polizia continua a perquisire la legnaia. Poi, con cautela, si addentra nella casa. Li aspetta una scena orribile. A quanto pare, la carcassa sventrata di Bernice Warden non è che l'ultima macabra creazione di Ed Gain. Il 16 novembre 1957, la tranquilla cittadina di Plainfield, nel Wisconsin, freme alle voci sulla morte di uno dei suoi abitanti. Quella sera, il cadavere mutilato e decapitato di Bernice Warden è stato trovato nella legnaia del 51enne Ed Gain. Dopo aver catturato Gain, la polizia entra per la prima volta nella sua fattoria. È una notte scura e fredda, e nella casa non c'è elettricità. Gli agenti hanno solo torce e lanterne per illuminare la casa. L'intera casa di Gain era ridotta in uno stato di inimmaginabile squallore. Era completamente zeppa di spazzatura accumulata in almeno 10 anni. Era il caos. Dal punto di vista della pulizia, la casa era assolutamente incredibile. La cucina era in una confusione assoluta. C'erano giornali sparsi ovunque e ogni tipo di ciarpame. Ma gli agenti non trovano soltanto sporcizie. In piena vista, ovunque nella casa, c'è un orribile assortimento di resti umani. Gli investigatori erano rimasti completamente allibiti e orripilati per aver scoperto questa incredibile collezione di oggetti ricavati da resti umani. C'erano anche delle scodelle ricavate dalla parte superiore di teschi. Inoltre trovarono quelli che sembravano ciondoli, mentre in realtà non erano altro che dei capezzoli appesi a una corda. Trovarono anche un tirante per tenda composto da una serie di labbra femminili. Trovarono altre membra umane. Poi si spostarono in quello che avrebbe dovuto essere il salone e trovarono anche degli accessori, un paralume fatto con pelle umana, e di pelle umana erano foderate anche alcune sedie. Trovarono anche maschere facciali. A quanto pare scorticava le teste delle sue vittime, le conservava, poi le riempiva con carta e le appendeva alla parete a scopo decorativo. Ogni inquietante scoperta sembrava ancora più orribile della precedente, finché un agente non si imbatté in una busta di carta marrone. Aprì la busta e vide una massa di capelli. Come lui stesso avrebbe dichiarato più tardi, un impulso che nemmeno lui è stato in grado di spiegare lo spinse ad afferrare questa cosa e tirarla fuori dalla busta.
Con orrore scopre che si tratta del volto di una donna. Peggio ancora, è un volto che i poliziotti conoscono bene. Si tratta di Mary Hogan, una barista del posto scomparsa da 3 anni. Per 30 ore l'uomo in apparenza responsabile di questo spettacolo orribile siede nella sua cella rifiutandosi di parlare agli investigatori. Alla fine lo mettono di fronte al cadavere di Bernice Worden e a quel punto Ed Gein comincia a confessare. Era assolutamente felice di cooperare con la polizia. Tutto quello che chiese era una fetta di torta di mele con un po' di formaggio sopra. Stando al racconto dell'investigatore, Ed la mangiò e dopo disse loro tutto ciò che volevano sapere. Loro gli chiesero: «Allora Ed, che cosa sono tutti quei corpi, tutti quei pezzi di cadaveri? A chi appartengono? Quante persone hai ucciso?» Alla fine Gein confessa soltanto 2 omicidi, quelli di Bernice Worden e Mary Hogan. Il resto dei suoi macabri oggetti, dichiara, sono stati realizzati coi cadaveri che ha rubato dai cimiteri della zona. Plainfield si svegliò quella domenica mattina scoprendo che cosa si era annidato per tutti quegli anni nella sua comunità. Mio padre non aveva il coraggio di raccontarci che cos'era successo. Disse solo che voleva che andassimo da lui e guardassimo assieme il telegiornale. La televisione diede la notizia spiegando chi fosse la persona e io dissi a mio padre: «Oddio, ma quello è Ed!» Eravamo tutti arrabbiati, eravamo devastati. Eravamo orripilati per quanto era accaduto. Era una cosa orribile. Fu un tale shock, uno shock completo, ricordo. Era una cosa di cui era difficile parlare. Non era soltanto l'assassinio di Bernice Worden che era così inquietante. Erano tutte le altre cose terribili che lui aveva fatto che sconvolsero così tante persone. Questa persona aveva vissuto nella loro comunità praticamente per tutta la vita. Aveva fatto da babysitter ai loro figli, aveva mangiato alla loro tavola. Non potevano credere che avesse fatto quelle cose orribili. Beh, immaginavo che fosse una persona innocua e una persona semplice. Ben presto lo shock di Plainfield si estese al resto dell'America. Subito orde di reporter arrivano in paese. È l'inizio della trasformazione di Ed Gein da anonimo psicotico a icona culturale. Tutto poteva venir fatto risalire alla sua infanzia, perché, nelle parole di Norman Bates, il migliore amico di un bambino è sempre la madre. Nel novembre del 1957, la sanguinosa storia di Ed Gein monopolizza le prime pagine in tutta l'America. La morbosa attrazione del paese per l'uomo che i giornali hanno ribattezzato il macellaio pazzo di Plainfield non passa inosservata allo scrittore Robert Bloch, che all'epoca vive nel Wisconsin. È proprio in quel periodo che il caso Gein finisce sui giornali e Bloch realizza che potrebbe fornire un ottimo spunto per una storia dell'orrore. Il risultato è il romanzo Psycho del 1959. Un anno dopo, Alfred Hitchcock l'avrebbe portato sul grande schermo. Psycho racconta la storia di Norman Bates, un mammone scapolo gravemente disturbato, per così dire, che gestisce un motel e uccide ignare donne che scatenano in lui impulsi sessuali. Una delle cose principali che Bloch prese dal caso Gein era la relazione psicologica tra Norman e la madre. Aveva molti paralleli con quella tra Ed e sua madre. Augusta Gein è morta da 12 anni, quando la polizia entra nella casa in cui un tempo abitava col figlio. Mentre i poliziotti setacciano la casa in cerca di indizi che possano spiegare che cosa spinga qualcuno a commettere crimini tanto efferati, si imbattono in una soglia sbarrata con delle assi. A quel punto avevano visto cose talmente orribili che non si immaginavano che cosa poteva nascondere la stanza oltre quella porta. Quando la batterono, scoprirono che era una camera tenuta in perfetto ordine. Si scoprì poi che era la camera della madre di Ed.
Il letto era fatto. C'era un tavolo, un comodino su cui era appoggiata una Bibbia. La stanza era impolverata. La carta da parati era sul rosa, ma era piuttosto scolorita. Era l'altare innalzato a sua madre. Dopo il suo arresto, Ed Gein viene sottoposto a una lunga indagine psicologica disposta dal tribunale. Comincia a delinearsi un quadro della vita di Gein oltre le porte della fattoria di Plainfield e della sua discesa nella follia. Nato nel 1906 alla Crosse, nel Wisconsin, Edward Theodore Gein è il figlio di un fruttivendolo alcolizzato e di una casalinga tenace e timorata di Dio. A 8 anni, sua madre Augusta insiste perché la famiglia lasci la casa di La Crosse. A quanto sembra, insistette perché per lei La Crosse era una specie di Sodoma e Gomorra. Con i proventi ottenuti dalla vendita del negozio, la famiglia Gein si insedia in una fattoria di 800 metri quadri a Plainfield. Nell'isolamento, la famiglia diventa sempre più strana. Gein aveva una relazione molto strana con la madre, una relazione di amore e odio. L'ascoltava e l'adorava, seguiva ogni sua parola. Era una devota religiosa, se non addirittura fanatica, molto dominatrice, con una gran forza di volontà. Dominava completamente sia il marito sia i suoi due figli, Ed e suo fratello Henry. Augusta pregava moltissimo. Leggeva passi del libro delle Rivelazioni, dove si leggeva che le donne erano prostitute, vagabonde, che non erano nient'altro che esseri malvagi, il cui solo scopo era far male al prossimo. La famiglia Gein divenne una specie di terreno di coltura per psicopatologie. Pensate a queste 4 persone che vivono assieme, completamente plagiate da questa donna. Insomma, quel posto fomentava la pazzia. Gein va a scuola fino all'età di 14 anni. Uno studente come tanti altri, con un quoziente intellettivo nella media. Quando finì la scuola, più o meno dopo la seconda media, tornò a casa e iniziò a lavorare alla fattoria. Quindi a partire da allora non ebbe più alcun tipo di contatto col mondo esterno. Nel 1940, quando Ed ha 34 anni, suo padre muore di infarto. Restano Ed, sua madre e suo fratello maggiore Henry. Credo che Henry fosse probabilmente un uomo garbato, che lavorava sodo nella fattoria e che cercava di assecondare sua madre. Ma non era Ed, lui aveva le sue idee su come vivere la propria vita. Nel maggio 1944, Henry ed Ed si trovano a domare un fuoco di sterpaglie sulla loro proprietà. Le fiamme, secondo la versione di Ed, sfuggono al loro controllo e lui perde di vista il fratello. Allora corre ad avvisare la polizia. Sebbene spieghi agli agenti di non sapere dove si trovi Henry, riesce a condurli dritto al suo cadavere. Ho sentito delle voci secondo cui la testa di Henry presentava delle ferite sulle quali non si è mai indagato. Ma all'epoca tutti pensarono solo alla tragedia che si era abbattuta su una famiglia che peraltro aveva già sofferto abbastanza. Ora non restano che Ed e sua madre. Ma la loro unione è di breve durata. Pochi mesi dopo aver seppellito il figlio Henry, Augusta viene colpita da un colpo apoplettico che la lascia semi-paralizzata. Quando la madre ebbe l'attacco e restò paralizzata, lui se ne prese cura costantemente e a quanto pare la adorava totalmente, senza riserve. Nel 1945 Augusta Gein subisce un nuovo attacco. Muore a dicembre di quello stesso anno. Un colpo devastante per il figlio, che ora ha 39 anni. Sua madre aveva completamente minato la sua virilità in tutti i sensi. Al suo funerale, Ed reagì come uno scolaretto che aveva appena perso la mamma. Piangeva istericamente. Tutto quanto aveva di più caro al mondo era perduto per sempre.
L'unico filo che ancora ne preservava la sanità mentale si era spezzato. Fino al 1945 il mondo di Ed Gein ruota esclusivamente attorno a una madre profondamente religiosa e dominatrice. La sua morte, avvenuta quel dicembre, lo lascia per la prima volta per conto suo. Vivendo da solo nella sua fattoria isolata appena fuori Plainfield, nel Wisconsin, il 39enne si guadagna da vivere sbrigando lavoretti per la gente della zona o partecipando alla trebbiatura del grano. Sin da quando ero piccolino, Eddie Gein era sempre stato, come dire, parte della squadra. Abitava a circa 4 chilometri da dove si trovava la nostra fattoria. Noi salivamo in macchina e andavamo a trovarlo. Ci fermavamo in cortile e Eddie veniva sempre fuori a fare quattro chiacchiere, quindi non ci è mai capitato di entrare a casa sua. Non era l'idiota del villaggio. Questo è poco ma sicuro. Le casalinghe in paese si fidavano di lui. Puoi venire a casa ad aggiustarmi il cardine della porta? Certo che posso. Era un gran lavoratore. Se lo pagavi un dollaro, da lui ottenevi un dollaro e mezzo di lavoro. Non mollava mai, non lasciava le cose a metà. Credo che tutti gli volessero bene, anche se lo consideravano un pochino, come dire, un pochino particolare, ecco. Ma Eddie era Eddie. Molto spesso, quando le squadre della trebbiatura si fermano per mangiare, le donne della zona gli offrono i pasti. Quando ora senti parlare le donne di qui, raccontano di come si sentissero strane quando Ed le osservava. Aveva quel buffo modo di guardare che le metteva piuttosto a disagio. Aveva un certo non so che negli occhi che mi inquietava. Non mi dava l'idea di una persona di cui potermi fidare. Strange. In paese Gein ha una reputazione di persona strana ma innocua. Nella sua fattoria fatica parecchio a vivere senza la madre. Gli psichiatri che visitano Gein negli anni dopo la morte della madre concludono che i suoi problemi psicologici sconfinano nella psicosi. La morte della madre lo colpì profondamente. Non aveva altra persona con cui comunicare o parlare. Di conseguenza, si rifugiò nelle sue più intime fantasie e nei suoi interessi e scoprì che senza la madre non sapeva più che cosa avrebbe fatto. Tornava in questa fattoria in disfacimento. Un posto senza elettricità, senza acqua corrente. Era nel più completo isolamento. La madre ha inculcato a Gein il terrore dei contatti umani, specialmente con le donne. La sua solitudine lo spinge a cercarsi delle compagnie tutte sue, decisamente perverse. A un certo punto, spiega Gein, comincia a fare incursioni notturne nei cimiteri della zona. Ed era un avido lettore di necrologi. Era affascinato dalla morte. Ed scopriva dove si sarebbe tenuta la cerimonia funebre, dove sarebbe stata sepolta la salma. Poi, appena possibile, andava lì nel cuore della notte, scoperchiava la tomba e prendeva il cadavere. Secondo me, Gein usava i cadaveri per sostituire la madre nelle attività che svolgevano insieme prima che morisse. Aveva bisogno di qualcuno che prendesse il suo posto. Gein soddisfa queste necessità nel modo più macabro. Non si sa se abbia usato i cadaveri per pratiche erotiche o per cannibalismo. Di sicuro alcune delle scoperte fatte in seguito dalla polizia sfidano la comprensione. C'era quella che la polizia in seguito avrebbe chiamato veste mammaria, la parte superiore del tronco di una donna che Gein aveva prelevato da un corpo, conservato, e a cui aveva attaccato delle cinghie. Poi c'erano dei gambali ottenuti dalla pelle di gambe femminili. A volte è stato visto da alcuni mentre andava in giro indossando questa sorta di veste mammaria che era riuscito a ricavare da cadaveri di donne. A quanto pare prendeva anche dei genitali femminili che aveva rimosso da cadaveri e indossava anche quelli per far finta di essere una donna. Ma violare le tombe non è sufficiente a soddisfare i bisogni morbosi di Gein.
È in questo periodo che diventa cliente della Hogan's Tavern, una stamberga gestita dalla sboccata Mary Hogan. Era un bar che i cacciatori frequentavano. Dopo aver cacciato tutto il giorno, ci si fermava lì a bere una bibita. Ricordo che lei era una signora grassa e gioviale. Amava scherzare. La chiamavano Bloody Mary. Mary Hogan era davvero sboccata. Bestemmiava come poteva farlo un camionista, un marinaio o non so chi altro. Credo che quando Ed Gein vide Mary Hogan fu come se vedesse una specie di riflesso grottesco dell'immagine di sua madre. Nel pomeriggio dell'8 dicembre 1954, un camionista della zona si ferma alla Hogan's Tavern per comprare del gelato alla figlia. Entrò nel bar e capì subito che c'era qualcosa che non andava. Il pavimento era coperto di sangue, c'erano soldi sparsi un po' ovunque. Lui girò i tacchi e uscì subito di lì. Mary Hogan è svanita nel nulla. Quando Mary Hogan scomparve, in giro c'era chi diceva che era stata assassinata. In ogni caso, era sparita e nessuno la rivide più. La polizia non ha molti indizi. Ed Gein non viene mai interrogato. Nessuno lo considera un sospetto. Appare inconcepibile che quell'uomo tranquillo, quel gran lavoratore, possa essere un assassino. Ricordo che se qualcuno diceva «Chissà dove è finita Mary Hogan», lui rispondeva «È a casa mia, l'ho portata da me». E tutti «Ah certo, Eddie, l'hai presa tu». «Certo, lo sappiamo, Eddie». Gli indizi si perdono nel nulla e sembra che il mistero della scomparsa di Mary Hogan resti senza risposte. Fino alla notte del 16 novembre 1957, quando la polizia trova la sua faccia nella busta di carta nel salone di Ed. È possibile che la concepisse come parte della casa, che fosse il suo modo di portare a casa la sposa, ma come cadavere. Alla fine del 1957 gli abitanti di Plainfield sono ancora stravolti dall'incubo che ha avvolto il loro paese. Ed Gein è stato incriminato per l'omicidio di Bernice Worden, proprietaria della ferramenta. Ma la scoperta di tutti gli altri suoi sconvolgenti segreti ha gettato il paese nell'infamia e ha fatto arrivare orde di giornalisti da ogni parte del mondo. In quel particolare novembre, quella storia aveva rilevanza nazionale e si tirò dietro tutta la stampa occidentale. È mai stato a casa di quell'uomo? No, signore. Mai stato? E lei? Mentre il caso si ingigantiva, ed era su tutte le prime pagine, molte persone venivano a dirmi: quando finirà tutto questo? Quando tornerà tutto come prima? La gente non gradiva di essere fermata per la strada. Non ci piaceva tutta quell'attenzione dei media. Fui fermata per la strada da un giornalista inglese, ma dissi soltanto che non avevo niente da dire e nessun commento da fare. Quindi proseguì. Al di fuori di Plainfield si registra un altro tipo di reazione. La diffusione di quello che diviene famoso come lo humor alla Gein. Penso che quelle freddure fossero una specie di sfogo per esorcizzare la paura che tutti stavano provando. Una di queste diceva: lo sapete qual è il dolce preferito di Ed? Il sanguinaccio. Ed Gein era talmente irresistibile che molte donne persero la testa per lui. C'era gente che veniva cacciata dai ristoranti perché ordinava hamburger alla Gein o cose del genere. C'era una gran varietà di queste battute di pessimo gusto a cui non riuscivi a reagire con prontezza quando te le propinavano. Il 6 gennaio 1958 cominciano le udienze per determinare se Ed Gein sia in grado di sostenere il processo per l'omicidio di Bernice Worden. Gli specialisti che lo visitano affermano che l'uomo soffre di schizofrenia.
spiegano che è soggetto ad allucinazioni. Inoltre è convinto di essere uno strumento di Dio e di essere in grado di risuscitare i morti. Parlava di cose orribili, inconcepibili per qualsiasi persona normale, eppure lo faceva col tono di chi racconta di essere andato dal fruttivendolo a fare provviste per la settimana. Secondo gli psichiatri, tutto è riconducibile alla madre. Questo è il dualismo di Gain. Da una parte c'era il desiderio di avere di nuovo con sé, in quella casa, la presenza della madre, e dall'altra c'era una motivazione che aveva a che fare con la profanazione dei cadaveri. Il giornalista Dick Leonard ricorda di essersi seduto accanto a Gain mentre l'udienza stava per concludersi. In quel momento, racconta, intravide la persona malata e impaurita che si celava dietro al mostro. Guardai Ed. Lui guardò me e vedevo che era nervoso. Aveva paura. E mi disse: «Cosa mi faranno? Cosa mi faranno?» Il giudice intimò di fare silenzio. Io tenevo la mano sul banco. Lui si avvicinò e mi strinse la mano come se fossi sua madre. Quel pomeriggio il giudice dichiara che l'accusato è malato di mente, quindi impossibilitato a sostenere un processo. Viene rinchiuso nel manicomio criminale dello stato del Wisconsin. Per gli abitanti di Plainfield, la vita dopo Ed Gain non sarà più la stessa. Nessuno chiudeva mai le porte a chiave prima che tutto questo accadesse. Ma da allora abbiamo iniziato a farlo. Gli anni 50 erano un'età dell'innocenza. Quella storia chiuse un'epoca. C'è ancora una formalità da sbrigare per chiudere il caso. Il 30 marzo 1958, la Domenica delle Palme, la casa dell'assassino viene messa all'asta assieme ai suoi effetti personali. Ma all'alba del 20 marzo, gli abitanti si svegliano con una strana foschia arancione che brilla all'orizzonte, a poche miglia dal paese. Ci sarà un'asta nella Domenica delle Palme, ma questa casa e gli effetti di Ed Gain non verranno battuti. Chiamatelo un segno del Signore o quello che volete. Mancherà la principale attrazione, ridotta a un ammasso di macerie da un misterioso incendio. Gain apprende dell'incendio in mattinata. Andai nella stanza di Ed e gli dissi che la sua casa era bruciata. E lui rispose: «Meglio così». Queste furono le esatte parole che pronunciò. Alla fine, una breve indagine non riesce a chiarire la causa dell'incendio. In ogni caso, la distruzione di quel luogo è un sollievo per gli abitanti di Plainfield. La gente di Plainfield era davvero contenta che la casa fosse stata distrutta e che tutto presto sarebbe finito. Non saremmo stati più ossessionati dai media. Non avremmo più avuto in giro turisti ansiosi di vedere la casa degli orrori di Ed Gain. L'asta per la proprietà di Ed Gain procede come previsto il 30 marzo. I suoi macabri manufatti non sono in vendita. Tutti i resti umani sono stati spediti al laboratorio criminale dello stato del Wisconsin. Questo non impedisce a centinaia di cacciatori di souvenir di visitare la fattoria. Una delle cose vendute all'asta fu la macchina di Ed Gain. Un tipo pittoresco e molto intraprendente la acquistò per esporla in giro. L'auto usata veniva esposta nelle fiere paesane come uno scherzo da baraccone, come la donna barbuta o la mucca a due teste. Era nascosta da un tendone e la gente pagava per entrare a sbirciarla. Al manicomio criminale di Stato il personale ben presto considera Gain come un paziente modello. Ed era un tipo tranquillo. Si sedeva sempre in un angolo del soggiorno, dove avevamo alcune poltrone molto comode, e leggeva il giornale.
Non conversava molto con gli altri pazienti. Ricordo che di solito ci trovavamo per giocare insieme a carte. Tuttavia ci sono anche momenti in cui il paziente si comporta in modo strano. Quando sragionava, parlava delle donne, di cosa gli avrebbe fatto. Poi la crisi gli passava e tornava normale. Nello sguardo, però, gli restava un non so che di strano, che ti faceva capire che qualcosa in lui proprio non andava. Nel 1968 gli psichiatri scrivono una lettera al tribunale dichiarando che ora Gain è in grado di sostenere il processo per l'omicidio di Bernice Worden. Quando entrò nell'aula, il silenzio era totale. Non si sentiva volare una mosca. Entrò, poi si fermò qualche istante e si inchinò verso il pubblico. Dopo 9 giorni di processo, il giudice lo dichiara colpevole. Il 62enne Ed Gain viene rispedito al manicomio criminale fino alla fine dei suoi giorni. Col tempo, la sua macabra notorietà svanisce. Ma la sua vicenda manterrà nel tempo la capacità di scioccare e di evocare le nostre paure più profonde. Nei primi anni 70, l'assassino, ormai in età avanzata, passa tranquillamente i suoi giorni nel manicomio criminale. Passava molto tempo nella sua stanza, sdraiato sul letto, trasognato. Non so a cosa pensasse, non potevo leggergli la mente, ma abbiamo sempre creduto che ripensasse a quello che aveva fatto. Gain e i suoi orribili crimini sono stati ormai dimenticati. Eppure, la storia del cosiddetto macellaio pazzo di Plainfield ha scavato profondamente nei meandri più oscuri della psiche collettiva americana. Era diventata una specie di entità, un personaggio immaginario, come una specie di semidio. Mi chiamo Gunnar Hansen. Nel 1973 ho ucciso 4 persone. Ero faccia di cuoio di Non aprite quella porta. Quando Non aprite quella porta uscì, fu proiettato soprattutto nei drive-in. Dire che scoppiò un putiferio sarebbe eufemistico. I ragazzi erano nelle loro auto per passare piacevolmente qualche ora. Invece quello a cui assistettero furono 90 minuti di inferno assoluto. Diretto da Tobe Hooper, il film propone un personaggio chiamato Faccia di Cuoio, perché indossa una maschera di pelle umana. Durante le riprese, una notte Tobe mi disse che era vagamente ispirato ad Ed Gein. Diceva che aveva ispirato l'intera famiglia protagonista del film. Se si pensa al fatto che costruivano dei mobili con ossa umane o che avevano paralumi di pelle umana, che forse praticavano il cannibalismo e che Faccia di Cuoio indossava una maschera, tutte queste cose erano state ispirate da Ed Gein. Faccia di Cuoio non è altro che Ed Gein, come se lo immaginerebbe un bambino. Dal momento che tutte queste cose erano davvero accadute, si doveva trasformare Faccia di Cuoio in questo grosso mostro armato di motosega e con una maschera di pelle umana piuttosto che nel ragazzo della porta accanto. 17 anni più tardi, il macellaio di Plainfield avrebbe di nuovo ispirato il cinema, contribuendo a fare del Silenzio degli Innocenti un successo di critica e pubblico. Nel Silenzio degli Innocenti, il personaggio di Buffalo Bill tenta di preparare un vestito fatto di pelle ricavata dai corpi di alcune donne, come faceva Gain. Il killer, il profanatore di tombe, protagonisti ideali per racconti dell'orrore. Lui era tutto questo. Ed Gein ha ispirato molte di queste storie. Un personaggio simile stimola l'immaginazione e così in effetti è stato. L'ironia è che per quanto contorto fosse Norman Bates, per quanto terrificante fosse Faccia di Cuoio e la sua motosega, e per quanto pazzo apparisse Buffalo Bill, Ed Gein era persino peggio. Aveva in abbondanza tutte queste caratteristiche. Nel 2001 la vita dell'assassino ispira un film indipendente a basso costo.
Pensavo che Gain sarebbe stato un buon argomento per un film proprio per la sua mentalità. La mente di una persona che vive da solo con le proprie fantasie e che a un certo punto, nella solitudine e nella malattia mentale, oltrepassa il limite e diventa un assassino. Il 26 luglio 1984, Ed Gein muore per insufficienza respiratoria, a 77 anni. Non ci fu molta emozione all'epoca. In paese non se ne parlò granché, dicevano solo, è andato, è morto. Venne sepolto nel luogo più adatto a lui, accanto alla tomba di sua madre, nel cimitero di Plainsfield. Sin dalla sua morte, nel 1945, non aveva desiderato altro che potersi riunire a lei e alla fine, almeno nella morte, ci è riuscito. Qualche tempo dopo la sua morte, la sua lapide viene rubata. È stata recuperata e ora è custodita nell'ufficio dello sceriffo della contea di Washara. In ogni caso, ancora oggi i giardinieri del cimitero di Plainfield continuano a trovare lettere d'amore e fiori lasciati sulla sua tomba. Non c'è alcun modo di comprendere a fondo o razionalmente cosa Ed pensasse o facesse. Non è nella natura umana fare le cose che lui ha fatto. È un'aberrazione. Non credo che a molti di noi importasse il fatto che Ed Gein fosse un malato di mente. A prescindere dalla sua condizione, aveva commesso crimini orribili e per questo non ha mai avuto la nostra comprensione. Gein era il tipico mostro insospettabile. I vicini erano completamente all'oscuro. Davanti a loro aveva sempre ostentato una facciata di normalità e se non fosse stato scoperto, avrebbe continuato a commettere i suoi crimini chissà per quanto tempo. Naturalmente non potremo mai saperlo. Non sapremo mai che cosa ha fatto di Ed Gein quello che è stato. Sarebbe come chiedere che cosa ha reso Mozart il genio che era. Non lo sapremo mai.